Ciao a tutti ragazzi, allora oggi riprendiamo le lezioni di storia dell'arte che avevo accantonato da un po' e vi propongo la lettura di due opere realizzate da Gustav Klimt. Si tratta della Giuditta numero 1 e della Giuditta numero 2. Molti di voi si chiederanno come mai vi parlo di due opere che raffigurano lo stesso soggetto. In realtà l'idea mi era venuta in occasione della mostra dedicata a Klimt che si tiene a Palazzo Reale a Milano, che è iniziata appunto il 13 marzo e si concluderà il 13 luglio, se non erro. Quindi sono esposte una serie di opere che riguardano, diciamo, la pittura giovanile di Klimt, e tra le opere invece dedicate, diciamo, alla fase più matura dell'artista possiamo trovare appunto la Giuditta numero 2. Mi faceva piacere quindi descrivervela. Però allo stesso tempo mi faceva anche piacere fare un confronto con la versione precedente della Giuditta realizzata circa 9 anni prima. Questo perché è più facile comprendere il significato di quest'opera e poi l'evoluzione artistica che ha avuto appunto Klimt. Quindi il video verrà suddiviso in due parti: nella prima vi parlo della Giuditta numero 1 e nella seconda della Giuditta numero 2. La seconda parte appunto verrà caricata proprio nei prossimi giorni. Niente, se vi fa piacere quindi seguite entrambi i video e niente, iniziamo subito. Allora, la Giuditta numero 1 è un dipinto, esattamente un olio su tela, realizzato nel 1901 dal pittore austriaco Gustav Klimt ed è conservato nel Museo Österreichische Galerie di Vienna. Allora, per chi non lo sapesse, Gustav Klimt era un esponente di un movimento artistico, culturale e filosofico chiamato Secessione Viennese, che poi caratterizza il periodo dei primi del Novecento, cioè del periodo decadente. Questo movimento in realtà si sviluppa un po' in tutta Europa, ma assume dei nomi differenti. Si parlerà appunto di Art Nouveau in Francia, Stile Liberty in Italia, Jugendstil in Germania, Modernismo in Spagna e così via. Allora, ritornando al quadro, il quadro è la prima versione del soggetto Giuditta che Klimt realizza come prima opera del periodo aureo. Allora, il periodo aureo di Klimt è quel periodo caratterizzato da un linguaggio fortemente simbolico e l'utilizzo di un colore oro puro. Da questo momento in poi, per circa un decennio, l'uso del colore oro poi diviene uno dei tratti stilistici del Klimt che è noto a tutti, un po' a tutti. Il soggetto, come vi dicevo, è una rivisitazione della storia dell'eroina biblica di Giuditta. Giuditta non era altro che una vedova ebrea che per liberare la sua città, la città ebraica di Betulia, dall'assedio degli Assiri e quindi dal re Nabucodonosor, seduce il generale Onoferne con la sua bellezza e intelligenza, lo fa ubriacare e gli recide la testa. Il pittore si attiene a una descrizione del testo biblico rappresentando la Giuditta riccamente abbigliata, con al collo una possente collana dorata che separa appunto il capo dal collo. Tale particolare in realtà definisce con una sottile allusione l'atto compiuto poi dalla donna, ovvero quello della decapitazione di Oloferne. In quest'opera poi si codifica anche una tematica centrale della produzione di Klimt, che è tipica della tradizione letteraria di fine Ottocento, ossia quella della femme fatale, utilizzata come metafora del potere di seduzione da parte della donna che riesce a vincere anche la forza più virile e più bruta dell'uomo, portando quindi alla rovina il suo amante. In clima simbolista la figura di Giuditta infatti si presta molto bene all'accettazione di questo concetto, ossia al concetto di femme fatale, che diviene simbolo di esasperazione dell'eros fino a giungere a confondere i confini tra l'amore e la morte. Il dipinto presenta un taglio verticale e rappresenta appunto questa donna in una posa estremamente erotica e che domina la scena quasi per intero. Infatti
La testa di Oloferne invece appare appena in scorcio in basso a destra, tagliato oltre la metà del bordo della cornice. C'è da notare anche la notevole differenza tra gli incarnati della figura, che hanno una resa tridimensionale. Le vesti, che sono semitrasparenti, lasciano intravedere il seno della donna e sono trattate con un decorativismo bidimensionale molto accentuato. Si tratta comunque di un sistema rappresentativo già utilizzato nella pittura gotica del 300, ma che comunque Klimt riesce ad reintrodurre con una nuova valenza stilistica, riuscendo anche a fondere mirabilmente la figura con la decorazione astratta. Dietro la testa di Giuditta è rappresentato un paesaggio arcaico e stilizzato, che rappresenta appunto albero di fico e di viti. L'espressione, diciamo, della donna è molto sensuale, gli occhi sono socchiusi, le labbra sono semiaperte, le mani presentano delle dita molto lunghe, affusolate, quasi come se fossero degli artigli che afferrano, diciamo, la testa dell'uomo che diciamo, la donna tiene sotto braccio. Il pittore raffigura una Giuditta come una donna moderna, che si contraddistingue, diciamo, dalle Giuditte rappresentate per esempio nel periodo rinascimentale da artisti quali come per esempio Botticelli oppure da Lorenzo Lotto, per giungere poi anche al periodo barocco, facendo per esempio il nome di Caravaggio. Sono completamente differenti, e quindi il pittore in questo dipinto non fa altro che raffigurare, come vi dicevo, una Giuditta completamente diversa, che è moderna, e prendendo, diciamo, come esempio la modella Adele Bloch-Bauer, che era una nobildonna dell'alta borghesia viennese, al quale Klimt eseguì diversi ritratti. La figura della bella eroina biblica è racchiusa entro una cornice di rame sbalzato, anch'esso in un chiaro stile di secessione viennese, fu realizzata dal fratello Georg, che era anch'egli uno scultore e cesellatore. Allora, io spero tanto di esservi stata utile e che questa mia descrizione vi sia piaciuta. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video, dove vi parlo della Giuditta numero 2. Mi raccomando, non mancate, vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!